2, 3. Ciao a tutte aliens. Allora, sono tornata dall'aeroporto, che sono andata a prendere mio papà, e vi chiedete come mai non c'è nessuno, ci sono solamente io e mia nonna e Slash. Ok, no, ciao Slash, lo faccio vedere. Yay, ciao Dade, saluta. Oh mio Dio, sto facendo fatica. Saluta Slash. Ciao Dade, mi sto guardando malissimo. Ok, posizione da balena arenata. Va bene, e sono qua perché innanzitutto mi è tornata un po' la voce, quindi ho deciso di fare questo ben amato video sulla gita a Roma. E, allora, nello scorso video, quando avevo poca voce, avevo detto che non sapevo scaricare un video o no, e alla fine mi avete detto no, cioè, dai, caricalo, e quindi lo caricherò alla fine di questo video. Nel prossimo video, appena la mia amica, la Nicole, ciao Nicole, si deciderà, no, cioè, avrà tempo di mettere le foto che ha fatto, le caricherò, che poi dopo, sì, le caricherò, perché lei ne ha fatte di più di me, cioè io ne avrò fatte due, proprio il resto, ok. Se avrò tempo, che non diventa molto lungo questo video, metterò un po' di spezzi di video che ho fatto anch'io, oltre a quello con i miei amici, anche se quello con i miei amici già dura un fottio, quindi insomma, vedremo. Sono qua innanzitutto per dirvi, prima di, alla fine vi dirò insomma del video di tutta la gita, però prima mi avete chiesto, fai il video delle cose, non ho tantissima voce ancora, fai il video delle cose che hai comprato, ok, però sappiate che io non ho preso molta roba, anzi proprio quattro cose, perché insomma eravamo sempre in giro, la maggior parte che ho comprato è bottigliette d'acqua e magnare, sì, quindi. Cioè, non mi portavo le reliquie, non penso. Allora, ho comprato proprio 1, 2, 3, 4, 5 cose. Allora, la prima è la sonata Hard Rock Caffè in via Veneto, mi sembra che sia. Oh, non c'è scritto, vero? Made in USA Richwood, quindi no, proprio qua non c'è scritto. Comunque mi sembra che sia in via Veneto, a Roma, per via del corso, eccetera. E non so se vi ricordate, posizione un po' ambigua, era per farvi vedere, vi ricordate, adesso mi state addosso Slash, me lo sento, che avevo preso la maglietta nera dell'Hard Rock Café a Londra, che era molto diversa da quella che ho comprato adesso, dalla classica. Ma se io la trovo adesso ve la vado a prendere per farvela vedere, aspettate! Qua, scusatemi l'assenza! Ok, piena di peli, però va bene perché è nera, se vedo. Dovevo appoggiare un attimo qua che stavo mettendo a posto Slash. Ed è questa qua, cos'è? Una medium, ma perché questa qua allora è S? Infatti questa qua è un po' larghina mi sta. Ed è questa qua, con il simbolino dell'Hard Rock Café tutto in pagliuzze, con scritto sotto London. Non so se la vedete, la scrittina. Comunque questa qua, e avevo preso questa per ricordo, perché pensavamo l'anna bianca è banale. Però ho detto, no, dai cazzo, questa volta vado a prendere bianca. Ed è questa qua, che invece questa qua è una S, vedete, mi sta un po' più attillata, e proprio c'è il simbolo della Hard Rock Café, così trovo Rome sotto, mi sa che farò la collezione a sto punto. Ok, e all'Hard Rock Café ho preso questo, più una collana per mio fratello, che adesso ce l'ha indosso. Cioè, gli avevo appena un plettro firmato Hard Rock Café, ma non c'erano. A Londra c'erano, qua no. E vi faccio vedere a sto punto quella che avevo preso l'altra volta per mio fratello, che gli è piaciuto un casino. E quando eravamo a Londra gli ero presentata di niente. E che gli è piaciuto appunto un casino, che ho visto che c'è ancora adesso, che è questa collana con praticamente il, sto un po' scomodo a fare video così, con il jack della chitarra, il jack per l'amplificatore, insomma, ecco, gli è piaciuto un casino. E quindi alla Hard Rock Café ho preso solamente queste due cose, anche perché dopo avevamo un'ora e mezza per mangiare e tornare alla Terra della Patria, quindi ci abbiamo messo più di un'ora e mezza ad arrivarci, perché siamo stati trovati in una pizzeria schifosa vicino alla trocca di caffè che non si mangiava la pizza, e perché faceva schifo, però ok, e basta. Poi in un negozietto in via del corso, forse il primo negozietto che incontrate, quindi souvenir dentro, sì,
Ho preso questo qua. Io devo aver preso un'altra cosa lì. Sì, allora, una mia amica mi ha regalato questo braccialettino qua. Bisogna che faccia lo zoom. Mi aveva regalato il giorno prima, perché praticamente ormai vivevamo lì, questo braccialettino qua, semplice in cuoio, blu con la Jessica, ciao Jessica, con tipo i fronzolini oro, con questa aperturina qua. E allora io no, devo disdebitarmi, e allora gli avevo preso lo stesso tipo di braccialettino fatto così, però era... un verde acqua azzurrino, così I Love Roma ripetuto, e quindi quello lì. E poi dopo ho pensato, no, cioè, arriva mio padre, ho preso a tutti un regalo, devo trovargli il nome anche a lui. Li abbiamo preso adesso, oggi, proprio perché lunedì era la festa del papà, quindi gli volevamo fare un regalo. E ci di Samuele Bersani, che gli piace un casino, fin da piccolina mettevamo o Renato Zero per mia mamma o Samuele Bersani in macchina. E quindi, siccome era a casa in Cina, gli ho voluto prendere un portachiavi. C'aveva già quello col cornino, ma non penso che l'abbia messo come portachiavi. E quindi ho trovato questo con praticamente lo stemmino dell'Italia che si gira. Qua c'è il Colosseo. Non penso vedrete mai niente. Ok, qua c'è il Colosseo. E qua invece c'è San Pietro. E c'è il simbolino questo qua dell'Italia che gira. Ed è fatto praticamente così. Upsi. Non l'ho ancora visto, glielo do appena torna dalla spesa. E questo qua. E invece a mia mamma, siccome a lei piacciono tantissimo le maschere veneziane, e non capisco cosa c'entrano le maschere veneziane a Roma, però ok, gli ha preso questa. Saluta amore, ciao Dade. Gli ho preso questa qua. Adesso l'ha appoggiata qua sulla foto di mio fratello, sulla mensolina della TV. Scusatemi, volevo farvi vedere la mensolina alla TV lì. ed è questa maschera veneziana qua. Allora c'erano quelli che costavano 35 euro, 45. Ho fatto, no, se porto una cosa del genere a mia mamma mi ammazza, perché costavano un fottio. E questo qua invece costava 8 euro, quindi ho fatto yeah, tu sei mia. E niente, una semplice mascherina veneziana, se non è possibile, stai fermo lì, guardate come mi sono messo, stai fermo lì, con questo nastrino per legarla, e niente, una mascherina veneziana, c'erano tanti colori, gliel'ho voluto prendere così, voi non vedrete un cazzo, bisogna che la tenga così, così avete un po' più di luce, ok, meno brillantini adesso, praticamente perché era nera, aveva tutti questi fronzoli, sembrava quasi truccata, vedete qua, stupenda. E poi dopo, per ultima cosa, siccome dovevamo andare in giro per i pub, poi alla fine hanno detto no, se andiamo nei pub non bevete niente, allora mi ha detto cosa andiamo a chiacchierare col barista, e allora siamo stati a casa, però insomma avevamo fatto un giro lì e dicevamo no, ma io avevo i tacchi quegli stivali alti, ho fatto... Così San Pietrini, ciao bella, poi dopo che mi vanto tutto il giorno eravamo stanche. E vado, va bene. Mi sa che... Niente. L'avrò già scritto all'inizio del video, che io metterò il video dei miei amici in un altro video, perché questo qua è troppo lungo. Fatto, mi devo comprare un altro paio di tacchi, magari degli stivali con l'attacco basso. Sempre in via del corso, a parte che volevo trovare un'oreficeria per farmi i buchi, ma chiedevo sempre, cioè, perché farmi i secondi buchi, volevano farci dei piercing, no? Mi trovavo lì, mia mamma sapeva tutto, l'ho chiamata, siccome qua avevo il secondo buco mi si è chiuso, ho fatto mamma posso farmi i buchi con le orecchie di nuovo se trovo un'oreficeria qua? Fa sì sì, fatte, dato la mia approvazione, sono te li hai già fatti, ti sono chiusi. Ma nessuno ci diceva niente, cioè non sapevano dove, avevano detto che uno era in zona Termini, dove avevano praticamente l'hotel, ma noi dovevamo farlo all'insaputa dei professori, quindi vabbè, un gran bordello. E allora sempre in via del corso, in uno di quei negozietti primi proprio, c'è tipo, è sulla destra, e c'è praticamente due vetrate, tipo è come un tunnel, c'è tipo la stradina... Sulla destra c'è questo negozio, c'è una stradina, cioè dentro un negozio, tipo una passerellina, e ai lati ci sono le, come si dice, le vetrine, ecco. E c'erano in vetrina questi qua,
Allora, io ero arrivata dopo perché stavo aspettando la mia amica per comprare la Nicole, che comprasse un souvenir, mi sembra, per i suoi genitori. E allora ha detto, mi è andata avanti la Jessica, che lei aveva bisogno di questi stivali qua anche lei. E, vai a vedere tu, insomma, sei arrivata lì e mi fa, ci sono questi da 24 e ce n'è un altro paio da 70. E gli ho fatto, ma facciamo anche su quelli 24? Io ho sempre sognato di avere questi stivali qua, in stile diciamo 800, per presentare le donne del Far West, non so come dirvi. E ho detto, no, le voglio nere. Ma come sempre, quando sembrano anche quasi degli anfibi, ma quando sempre voglio delle cose nere, c'è sempre la marrone, non c'è mai il 38, e c'è sempre il marrone 38, quindi mi è toccato prendere queste, lei invece ha le nere, e si possono fare il risvolto, io le porto col risvolto. Alla fine non le abbiamo usate perché non ci siamo andate, però sono belline, cosa sarà, tacco 7, 8, però insomma, la pecca è che non ha la plateau, quindi si sente, non ha il plateau, si sente la pendenza, chiamiamola, e mi piace un casino, quindi mi sa, queste qua le metto anche sotto la tuta militare, mi sa, perché tanto mi piacciono, mi piace un casino veramente, quindi 24 euro e qualcosa sono costate là, e ne valgo la pena perché io, cioè, ne sono innamorata, le ho viste, ho fatto mie, e queste qua, niente, gli acquisti di Roma, cioè, vedete, erano tutti qua, non era niente di che. Il video ve lo metto poi con i miei amici, quando avrò anche le foto. E niente, vi mando un grosso bacione. E vai, dillo. Dillo tu. Amore. Di Dade, alla prossima. Dillo, Dade. Dammi un bacino. Un bacino, t'ho detto, non so, così rude. Beh. Adesso aspettate che si mette seduto, pisellino. Proviamo una posizione. Ecco, non vuole stare mai da solo. Daddy, alla prossima.